Salve a tutti, rieccoci qua per una nuova partita live commentata dal vivo e abbiamo un'altra partita 5 minuti di tempo totale più 5 secondi per mossa, quindi un'altra partita blitz. E ok, non resta altro che mettersi comodi e vedere cosa succede. Ok, eccoci qua con Joselito. Oh yes, spagnolo, questo dovrebbe essere abbastanza abbordabile. A giudicare, ok, si va su una difesa indiana e ok, evito la Nimzo che non mi sta per niente simpatica. Ok, perché questa spinta? Mi sembra abbastanza logico. Il nero prova a invogliarmi a prendere, così sviluppa pure l'alfiere gratis ricatturando e togliendomi anche un pezzo, un pedone centrale, scusate. Vabbè, io qui spingo. Quello che vuole è che mi rimanga il pedone. E ok, continua a cercare di minare questa struttura pedonale. Ora se si spinge il pedone, forse conviene prima neutralizzare la minaccia sul pedone centrale cambiandolo su un altro. Dopodiché si può prendere, credo. C'è donna scacco, si difende di cavallo. Mo, si è guadagnato un pedone. Ok, qui si rientra in qualcosa del tipo Benko. E vabbè, se prendo può sviluppare l'alfiere. Alternative non so quali possano essere. Ok, intanto conquista il centro. Questo pedone non so, non credo si possa difendere. Quindi, boh, vabbè, intanto proviamoci un attimo. In caso si cambia lì gli alfieri, poi non ho problema a roccare. Perché uno dei problemi qui è se prende subito d'alfiere poi non mi lascia la possibilità di arroccare perché mi rimane un alfiere a metà in F1. E qui ora sviluppa l'alfiere, quindi c'è questo scacco ma non porta a niente. Scacco d'alfiere forse è un po' meglio perché in caso se frappone il proprio alfiere si può anche dir di provare a difendere di donna e senza l'alfiere campo chiaro del nero in gioco probabilmente la donna può stare un po' più in sicurezza anche in attacco. Ok, torre prende. Certo, sta sfruttando il fatto che l'alfiere è inchiodato sulla donna. Se si prende con scacco, donna prende, poi si ritira la donna. Però si potrà probabilmente arroccare quasi subito. E non ci dovrebbero essere problemi di difesa per il re una volta arroccati. Ok, nera arrocca e si può quindi arroccare anche noi senza problemi. Come si sta? Pedoni 6-5. C'è un pelo di vantaggio, però chiaramente il nero ha un certo discreto potenziale in questo sviluppo. Ora porta fuori anche il cavallo, c'ha questa casa buona, gli sa probabilmente. Non vorrei star a perdere troppo tempo, quindi sviluppiamo il cavallo prima, poi eventualmente. Se questo cavallo spunta col capo, si spinge via dopo. È meglio, come al solito, fare queste spinte come la spinta a 3 solo quando si guadagna tempi e non così a caso, perché altrimenti il nero dice chi se ne frega, sviluppa un altro pezzo e si avvantaggia ancor più dal punto di vista dello sviluppo. Ok, ora potrebbe portare una torre, un'altra torre in attacco. Anche se difendendo con alfiere e cavallo al momento e torre, questi pedoni sono abbastanza sicuri. Ok, se porta avanti,
Ok, niente di tutto ciò. Messo la torre in B8. Si spinge, ci sono problemi. Per il momento no, però è uno dei pochi modi che ho magari per sviluppare anche l'alfiere campo oscuro. Ora si mette al sicuro questo pedone e ora abbiamo libertà di moto. C'è da stare attenti che il pedone ha inchiodato al momento, ma non lo sarà più a breve, specie dopo che ho giocato alfiere B2. C'è anche l'opportunità di giocare il cavallo in A4, che è un po' bruttino da vedersi, però se non altro blocca la colonna. E direi che presumibilmente è il momento. Come fa a togliermi di mezzo questo cavallo? Non credo ci siano grosse possibilità per il nero. Ora il cavallo blocca tutto. Può spingere in C4, in effetti. Però questo pedone è già abbastanza difeso. A quel punto si può sviluppare l'alfiere, vediamo che ne esce fuori. Punti deboli del nero, questo pedone si potrebbe attaccare con cavallo G5. Altrimenti, vabbè, sarebbe l'ora anche di sviluppare l'alfiere. Cavallo viene avanti, a infastidire un po' la situazione. Si può provare a cambiare. Che altre opzioni c'ha? Perché qua non ci può venire. Ho voglia di togliermi di mezzo questo cavallo, che se torna indietro, ora di ripetere le mosse non ne ho proprio voglia, però. Altro può fare? È difeso, ma l'impedonatura non gliela consiglio, non la consiglio neanche al mio miglior nemico. Quindi, boh, presumibilmente o cambia, però perde un attaccante. Se si ritira, prova a ripetere la mossa, poi in caso si decide dopo. Beh, questo cavallo tanto qui indietro non ci stava a fare niente se non quello di minacciare per far rientrare il cavallo avversario. Se prende, prendo da alfiere e comincio a liberarmi i pezzi. Tanto qui al momento il cavallo fa abbastanza bene da tappo. Sacrificio. Se semplicemente prendo di pedone, ora c'è cavallo C3, porta qualcosa di buono. Boh, vabbè, presa va presa, mi sa che è inutile stare a pensare troppo. Presumo cavallo C3, al che attacca la donna, donna C2, poi prende qui, presumibilmente. Altre opzioni. Alfiere 5 per crearsi. Questo è interessante. E se si frappone il nostro. Qualcosa di male. Può anche dar qualche scoperta, in effetti, senza troppi problemi. Sì, c'era lo scacco in E2 in caso di alfiere B2 e poi perdevo materiale, probabilmente. Ok, niente di tutto ciò. Spinge il pedone e minaccia di aprire tutto. Però ora ci dà un attimo di respiro. Allora, questa mi sembra buona perché si minaccia l'alfiere e in caso al limite ci si prepara anche dalla cattura. Quando si può ricatturare in E3 e ci dà anche l'opportunità di riposizionare in una posizione un po' meno barlaccia il cavallo oppure anche l'alfiere volendo. Ok, la donna è minacciata, questa non l'avevo pensata, speriamo non succeda niente di grave.
Forse cade qui, altrimenti la donna va spostata dove non è che ci siano molte case, in effetti. E si mantiene anche la difesa qua. Ma questo cadrà prima o poi. Spero. Ricordarsi c'è sempre l'alfiere sotto. Quindi ora lo difendo e lo muove, credo. Lo muove in C7. Bene, cominciamo a cercare di far pulito. Questo cavallo va tolto di mezzo. Diciamo, il gioco del nero ora con questo deficit materiale è cerca di valorizzare strategicamente questi cavalli. Ora è vero, può catturare qua in effetti, eh. Però il che diventa debolissimo. Il pedone quindi 4. Ok, giustamente ritira il cavallo, minaccia la donna e va spostata da qualche parte. Manteniamo la difesa se possibile, il più possibile, di questo alfiere che potrebbe cadere sotto le mire della torre. Il pedone viene spinto, sì. Si può minacciare matto con donna G4. Non ci sono controindicazioni perché c'è doppia al cavallo. Come la risolve questa? Para di cavallo, si prende qui con scacco. Ah no, si prende direttamente il cavallo, tanto il pedone dietro è inchiodato. Sacrifici con alfiere per pedone. Si potrebbe anche quasi pensare di non prendere. Boh, non lo so. Infatti, alfiere per pedone H2. Se si prende gli scacchi, c'è quello di donna qua, ma che non porta a niente, ho idea. Se donna C7, ci sono mille modi per parare anche questa. Messi dovrebbe stare tranquillissimi. L'altro problema che ci può essere qui è questo pedone, ma insomma con le torri in difesa così non c'è proprio problemi. Ok, l'altro c'è sempre il matto, eh. No, non c'è più il matto perché difende di donna. Vero, molto vero. Ecco cos'è servito. Difende questo. Boh, qui. Che si combina. Ok, sta difendendo il cavallo. Questo cavallo nero potrebbe rimanere in trappola se si scaccia, perché dove va? Sono tutte case difese e questa è praticamente in difesa perché il pedone è inchiodato. Ok, tra l'altro sta finendo il tempo. Non vedo. Se frappongo, vabbè, non c'è molto tempo per pensare. Però lei così è sicuro. Quel che può fare è schiantarmi il cavallo, ma perdo un altro pezzo. Ok, abbandonato. Bene, eravamo un po' sotto pressione in effetti con questo attacco qua, però c'è questa combinazione con donna G4 con matto,
minacciato e pure doppio sul cavallo e ha dovuto sacrificare un pezzo, ora probabilmente ne avrebbe dovuto perdere un altro, non so, questo cavallo ora non so che fine faccia, non sembra possa, ah, ora può venire qua, sì, in effetti, però lo posso prendere lo stesso, perché in caso di donna per cavallo, poi c'ho il matto sempre in G7, sì, quindi presumo vi toccava perdere un altro pezzo da parte di noi. Ok, va bene. Speriamo continuino a andare così queste partite. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima, a presto e ciao ciao!